Parola d'ordine: accelerare in vista della scadenza dei termini per la presentazione ufficiale delle candidature per le prossime amministrative. I partiti serrano i ranghi e mentre in casa 5 Stelle è partita la vera e propria campagna elettorale, idee chiare, fronte comune sulla candidatura di Gaetano Sciacca e nelle coalizioni di centrodestra e centrosinistra che i nodi vengono al pettine. Il centrodestra si stringe intorno alla candidatura di Dino Bramanti, anche se non mancano i dissidenti. Ferma l'opposizione di Pippo Trischitta, candidato a sindaco con un proprio simbolo, altrettanto quella di Emilia Barrile, intenzionata a correre sola, cui adesso si aggiunge anche l'intervento di Carmelo Lomonte, che ammonisce il centrodestra dichiarando di non riconoscersi come Lega nelle candidature delle ultime ore. Candidatura quella di Dino Bramanti che ha suscitato moltissime polemiche, in merito in particolare alla paventata incandidabilità e ineleggibilità, un'eventualità smentita dai regali del direttore scientifico del Neurolesi, che ieri si è dimesso dalla carica. A sinistra giochi ancora aperte, bocce ferme dopo il tavolo che ieri ha visto il confronto tra i rappresentanti del PD, Liberi Uguali, Sicilia Futura, socialisti e centristi di D'Alia. A fare la parte del leone l'area Dem della coalizione, che strizzerebbe l'occhio a Franco De Domenico, che però glissa puntando tutto al suo mandato all'ARS. Possibile la soluzione Francesco Palano Quero e Maria Flavia Timbro, una proposta giovane che potrebbe convincere anche i più scettici.